Ecco, passo la parola a Gianni che credo che volesse introdurre altri ragionamenti. Ciao a tutte e a tutti. Anch'io mi associo a quello che ha detto Luca all'inizio, nel senso che gli interventi introduttivi hanno dato, diciamo, hanno messo tanta carne al fuoco. Ovviamente anche i tempi ristretti degli interventi hanno obbligato i compagni e le compagne che sono intervenuti, diciamo, anche a concentrare, no, dei concetti, dei spunti in maniera molto sintetica, però mi sembra che siano stati spunti molto, molto significativi e importanti. Io provo a riprendere qualche elemento di riflessione, perché penso che effettivamente noi oggi siamo di fronte quelle fasi storiche dove appunto ci sono dei grandi cambiamenti in atto, no? Perché, vuol dire, come è successo in altre fasi storiche, pensiamo dopo la crisi del 29, pensiamo al dopoguerra, dove diciamo la trasformazione dell'organizzazione del lavoro segue appunto anche degli eventi anche catastrofici che si danno, no? Pensiamo a cosa ha significato la ricostruzione dopoguerra, no? E cosa ha significato poi tutto quanto un processo di trasformazione del mondo del lavoro, insomma, dell'organizzazione capitalista del lavoro, con l'introduzione del taylorismo, con appunto la produzione di beni di consumo durevoli, eccetera, eccetera, no? Quindi è stata una rivoluzione per quanto riguarda, e là, è come sempre, quando avvengono delle trasformazioni di questo tipo, l'uso di tecnologie che moltiplicano la potenza, no, del lavoro umano, è chiaro, qua si apre sempre lo scontro tra la capacità di usare le macchine, vuol dire, per ridurre la fatica, per ridurre il tempo di lavoro, oppure semplicemente per far aumentare i profitti. Io, così con un po' di anche di ironia, mi permetto anche di dire, vuol dire che la conquista delle 40 ore settimanali è stata fatta nel 69. Oggi siamo nel 2021 e assistiamo anche non solo che l'orario, diciamo, settimanale qua in Italia non è cambiato, ma che addirittura c'è un prolungamento dell'orario di lavoro in tanti settori, da una parte, e dall'altra c'è un utilizzo a livello, no, di tutta una serie di settori, di tutte quelle forme di lavoro, il part-time, ad esempio prima faceva riferimento al lavoro delle pulizie, al lavoro di cura, eccetera, dove i part-time sono lavori che vanno per la maggiore in tutta una serie di settori, pensiamo solo, non solo gli ospedali, ma in tutti quanti, dove appunto nelle imprese, dappertutto, che le pulizie ormai vengono fatte dappertutto, e quindi è chiaro che stiamo assistendo a questa differenziazione, cioè c'è un uso, no, della normativa sull'organizzazione del lavoro che porta alle estreme conseguenze dal punto di vista dell'allungamento degli orari di lavoro, e poi utilizzano anche tutti quegli spazi, quegli interstizi di tempo libero, tra virgolette, che hanno, ad esempio, le donne per fare determinati lavori, con forme di lavoro assolutamente super sfruttate, con paghe e salari assolutamente risibile, come quello delle pulizie, che siamo fermi ancora a meno di 7 euro lordi all'ora. Quindi è chiaro che oggi, di fronte alla pandemia, siamo in presenza di una fase storica nuova, dove anche la necessità, da un punto di vista, perché
oggi Draghi è diverso da Monti. Draghi è diverso da Monti perché c'è la necessità, l'obbligo dal punto di vista capitalistico di trasformare. Quando fanno il Ministero della Transizione Ecologica, non è che vuol dire viene fatto così perché sono diventati più quanti vuol dire ambientalisti, no, perché è chiaro che ha raggiunto un certo tipo di sviluppo capitalistico che si basa sul consumo, produzione di energia attraverso il fossile, è chiaro che questa roba qua sta producendo molte più conseguenze negative anche dal punto di vista capitalistico rispetto a quello che bisognerà fare in avanti per mantenere determinati livelli anche di profitti, no? per mantenere un assetto sociale compatibile. Quindi se avremo di fronte a questo, passerà attraverso appunto l'economia green, passerà attraverso l'economia di piattaforme, la digitalizzazione, gli algoritmi e tutto quello, le riconversioni, eccetera. E qua si apre ovviamente, come sempre, un terreno di scontro dove le lotte fanno la differenza, la capacità di organizzarsi e di lottare per fare in modo che determinati ragionamenti che noi stiamo facendo, che sono quelli legati alla sanità, i ragionamenti legati al reddito, al salario, ragionamenti legati alla questione di genere, ovviamente, alla razzializzazione anche di certe produzioni, eccetera, eccetera, tutti questi aspetti qua devono diventare elementi conflittuali sui quali agire per cambiare, no? Per modificare. E io voglio fare anche un riferimento, perché parliamo sempre, secondo me, anche a volte anche troppo spesso, anche senza valorizzare quello che si è anche ottenuto. Allora, sul piano, ad esempio, del reddito, no? Noi ovviamente ragioniamo reddito universale, incondizionato, eccetera. Però voglio anche dire che per come è stata la situazione ancora di qualche anno fa, cioè non è che le lotte non hanno prodotto anche dei risultati. Io parlo solo nella logistica, dove la stragrande maggioranza dei lavoratori erano soci di cooperative e non solo non avevano gli ammortizzatori sociali, quindi la cassa integrazione o quello che è, e neanche la disoccupazione, ma non avevano neppure il pagamento neanche dell'integrazione alla malattia. Allora siamo riusciti a conquistare che in tantissimi non hanno la copertura della malattia, hanno gli ammortizzatori sociali oggi che abbiamo rivendicato con forza perché non c'era neanche la cassa integrazione, non c'era nulla. Abbiamo conquistato il fatto che anche oggi i lavoratori del settore della logistica hanno la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali. Vuol dire il fatto che i 5 Stelle hanno portato una legge che ha introdotto, ovviamente riduttiva, da quando reddito di cittadinanza, e che con noi abbiamo fatto il discorso reddito di quarantena con la pandemia, che però si è introdotto questa roba del REM, no? Che è anche, insomma, io credo che sia tutto frutto anche di alcune nostre sforzi di lotta che abbiamo fatto, che hanno portato anche, perché io quando vedo che vengono qua dei nostri servizi, delle famiglie rom, vuol dire che hanno un sorriso che parte da un orecchio fino all'altro perché portano a casa un reddito di cittadinanza, penso che comunque sia una roba assolutamente buona, no? E positiva. Quindi è chiaro che la battaglia deve andare avanti, dobbiamo arrivare a conquistare per tutti i soggetti, e quindi la lotta che sta facendo anche i lavoratori, lo spettacolo è fondamentale e deve essere allargata ad altri soggetti, eccetera, eccetera. Quindi questo, secondo me, quindi tener conto che noi oggi battaglia sul reddito e la battaglia sul salario minimo sono due elementi fondamentali che noi dobbiamo mettere assieme e portare avanti congiuntamente. Ma sull'aspetto che riguarda anche le nuove organizzazioni del lavoro, no? Pensiamo solo, qua noi dobbiamo avere la capacità di intervenire, e noi stiamo facendo una lotta che non è facile, perché attorno ai processi di concentrazione, ad esempio una grande distribuzione organizzata, dove assistiamo anche da una parte a processi di internalizzazione, quando non funziona più
l'esternalizzazione con cooperative, eccetera. Oggi abbiamo delle grandi società tipo Ali, qua nel Veneto, e il PRIX, che stanno internalizzando, quindi assistiamo a quello, e quindi con tutti i problemi annessi e connessi che ci sono. Dall'altra parte abbiamo delle società come Aspia, che è Despare, Interspare, Eurospare, eccetera, che con i processi di concentrazione dei magazzini, quindi dove viene messa tutta l'ortofrutta, le carni, i formaggi, i latticini, in un unico magazzino da 300 milioni di euro, e con una concentrazione di trasferimento di lavoratori, e che noi assistiamo al fatto che c'è un peggioramento delle condizioni lavorative e di vita, e va combattuto, e qua si apre il terreno concreto delle lotte, e qua ti trovi contro tutti, ti trovi contro ovviamente dai padroni veri, Aspia, trovi contro le istituzioni, trovi, perché comunque dicono viene garantito il posto di lavoro. Quindi la battaglia sulla qualità, per non parlare di Amazon, vediamo cosa succede in Amazon, il più grosso multinazionale, vuol dire, che usa tutte le nuove tecnologie di questo mondo, dagli algoritmi all'automazione, eccetera, dove però le condizioni di lavoro, pensiamo solo anche ai driver, super precarizzati, in condizioni che devono fare un certo numero di consegne, se no tutte queste cose qua, è chiaro, devono essere il terreno dello scontro, così come il terreno che si darà della trasformazione della giustizia climatica. Ma noi quando andiamo nei magazzini e vediamo cosa c'è di imballaggio, di plastica, di cartone, è una roba spaventosa. È chiaro che qualcosa su questo terreno qua bisognerà anche cominciare a fare, rispetto anche a chi si occupa di questo tipo di situazioni qua, perché è chiaro che un mondo infetto che abbiamo davanti arriva da come si organizza il lavoro, da quello che si produce, da come viene distribuita la merce, eccetera eccetera. Pensiamo solo ai supermercati, la plastica è una roba impressionante, qualsiasi roba piccola che c'è è tutta plastica. Quindi io dico che su questi aspetti qua saranno gli elementi dello scontro vero, e questo noi dobbiamo cercare di avere la capacità di capire dove stanno le contraddizioni, capire che questi aspetti di queste lotte qua, per la giustizia climatica, per il reddito universale, per un salario minimo, per che venga, vuol dire, eliminata ogni forma di discriminazione, eccetera eccetera, tutte queste cose qua che noi andiamo a siano dopo fatte, ovviamente sempre con estrema consapevolezza di quello che rappresentiamo, però anche pensando, e quello che stiamo vedendo, che questa scelta anche di procedere su un terreno di reti intersindacali, su un terreno di organizzazione, no? Anche l'assemblea che abbiamo fatto appunto di questo spazio politico, penso che possa essere il seminario che stiamo facendo, queste cose qua messe assieme, e poi con una grande capacità che ci deve essere di aggredire il territorio, di produrre soggettivazione, di fare in modo che i riders si colleghino con i lavoratori della logistica, con i lavoratori dello spettacolo, eccetera. Quindi questa necessità di connettere le lotte, e questa è la grande, vuol dire, sta alle nostre capacità di riuscire a connettere appunto dal chi fa mutualismo, sempre nell'ottica che non è quella della carità cristiana, ma è quella di produrre soggettivazione anche là, di sostituire quelle che sono le carenze endemiche dello Stato in questo piano qua, però non per andare semplicemente a fare degli aiuti generici, ma per costruire anche processi di soggettivazione che si connettano con altri processi. Questo un po' penso sia le cose che abbiamo davanti, e che se riusciremo anche a valorizzare questi aspetti anche di riflessione, penso ci aiutino molto anche nell'avere più chiarezza in quello che dobbiamo fare. Grazie mille Gianni.